E allora l'inglese forse ci viene in aiuto con la parola senior e forse dà un po' più di dignità. Una cosa è certa, che oggi gli ultra ottantenni, che non sono pochi, ma la cosa che fa sorridere è che uno li vede, hanno prestanti nel fisico, non so, c'è un amico, un attore, Lando Buzzanca, ma è una cosa strepitosa, ma è così, Armani, imprenditore, cioè di tutto e di più. Veramente è un esercito di ultra ottantenni, vitali, fortissimi, attivi, dove non solo, ma negli ultimi 10 anni, gli ultra ottantenni sono aumentati di 1 milione, quindi siamo a 3.600.000. Per cui, e questo non va visto come dato negativo, tutt'altro, anzi, per cui la medicina, la ricerca, è su questo che si deve muovere. Per cui, oltre il discorso della prevenzione, secondo me la medicina e la ricerca dovrebbe proprio lavorare sulla rigenerazione, visto che si va così avanti. Per cui io però la riprendo questo saluto velocissimo e mi chiedo scusa per aver usare questo termine che presto aboliremo. Dare una definizione di anziano oggi, sia in termini anagrafici, sia in termini di condizioni fisiche e mentali, è sempre più difficile e le esigenze e le opportunità che questo comporta aumentano e si trasformano anno dopo anno. Per questo vorrei che si ponesse maggiore attenzione sul nuovo volto della terza e della quarta età, sulle trasformazioni culturali e sulle innovazioni scientifiche e tecnologiche che l'hanno disegnato. La vita umana continua ad allungarsi, soprattutto per noi italiani, che secondo l'ultimo rapporto del Censis contiamo un aumento di oltre 1 milione di ottantenni soltanto nell'ultimo decennio. Da oggi se ne contano 3.600.000. La composizione anagrafica della società italiana, dunque, è ormai modificata. E anche un incremento delle nascite, tanto auspicabile quanto improbabile, se non grazie all'apporto dei nuovi cittadini italiani, e non modificherebbe questa nuova realtà sociale. Gli anziani sono e saranno sempre di più, ma oggi anziano non significa necessariamente debole e bisognoso di assistenza. Accanto agli anziani non autosufficienti, infatti, un esercito di ultra 65 anni continua a dare il proprio apporto alla società con il proprio lavoro. Oggi sono gli ultra 65 anni a gestire grandi aziende, grandi patrimoni, dicevamo appunto prima Armani, ma tantissimi altri. E, oltre ad operare nelle attività culturali e nelle libere professioni, basti pensare al patron delle aziende che hanno fatto grande il Made in Italy e continuano a difenderlo strenuamente attraverso crisi economiche e culturali. Questo è il quadro di una vera e propria nuova fetta di società con esigenze proprie per le quali manca ancora la giusta offerta. Una realtà vasta e variegata che si impone nella nostra società e ne coinvolge tutti i settori. La ricerca scientifica gioca un ruolo determinante per offrire ai nuovi anziani non solo una maggiore longevità, ma soprattutto una condizione di vita sempre più attiva e autosufficiente. Infatti, oggi questi milioni di anziani italiani guidano l'auto, svolgono attività fisiche, in palestra, piscina, viaggiano, usano abitualmente internet, un nuovo target nel mercato dei servizi e dei prodotti. Vorrei davvero che questo nostro lavoro di oggi potesse gettare le fondamenta di un approccio nuovo ad una realtà determinante per il futuro del nostro paese. Grazie e buon ascolto.